favorito l'elezione del senatore PDL Nicola Di Girolamo attraverso la compravendita di voti per il collegio elettorale degli italiani all'estero. Il senatore Di Girolamo ha indetto questa mattina una conferenza stampa, ma alle prime domande dei giornalisti ha deciso di abbandonare la sala. Mi è stato contestato dei contatti con la mafia, la camorra, l'andrangheta, io non ho mai avuto contatti di questa natura. Su Di Girolamo pende una richiesta di arresto. Oggi pomeriggio si è riunita la giunta per le immunità del Senato, che probabilmente deciderà entro giovedì. Il presidente della giunta è il senatore PD Marco Follini. Questa vicenda parlano i fatti in modo a volte drammatico e a volte squallido. Non è il caso di aggiungere parole. Paolo Poggio per il GR2. Immigrazione e intercettazioni nell'intervento del presidente del Consiglio Berlusconi, che lancia anche un nuovo movimento. È un sistema barbaro, ma lo vediamo in questi giorni, che tutte le cose Berlusconi riservatamente con un'altra persona appaiono sui giornali e portino delle secchiate di fango che poi alla fine si risolveranno. Così Berlusconi parla delle intercettazioni telefoniche che, dice, stanno trasformando il paese in uno stato di polizia. Il premier lancia un nuovo movimento, i promotori della libertà, un'iniziativa coordinata dal ministro Michela Brambilla, ma che fa capo direttamente a lui. Dovranno essere il nostro esercito. L'esercito del bene contro l'esercito del male, l'esercito dell'amore contro l'esercito dell'odio, l'esercito della libertà. Sull'immigrazione il premier attacca l'esercito dell'amore, solo quello di Gesù, gli angeli, che dice tutti gli eserciti sono per difendersi, perché pensano che con più stranieri qui e con la dazione loro del diritto di voto si possono cambiare i pesi di voto. Il PDL, dice ancora Berlusconi, è un partito diverso dalle classiche formazioni politiche. Noi vogliamo un vero bipolarismo all'americana, mentre altri partiti come l'UDC di Casini stanno un po' di qua e un po' di là. Quanto al PDL, il premier nega che ci siano contrasti ai vertici del partito. È pura fantasia, si lavora benissimo insieme. Paolo De Luca per il GR2. Di immigrazione ha parlato anche il presidente della Camera, Fini, in visita alle istituzioni comunitarie a Bruxelles, la nostra corrispondente. La mia opinione su queste questioni non coincide al 100% con quella del Presidente del Consiglio. Ecco. È notorio, insomma. Così il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, risponde al Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha detto che la sinistra vuole spalancare le porte ai cittadini stranieri perché pensa che con loro si possano cambiare i pesi del voto. L'approccio collegato ad una campagna elettorale è un approccio forte che personalmente con privata e lavorativa, e proprio per questo esistono le impostazioni sulla privacy 88.3 radio, di creare più circuiti separati e rendere visibili alcuni, sto parlando Paolo Giura, solo ad alcuni gruppi in generale radio. Però di fronte a un'amicizia offerta su Facebook da parte di un collega, simpatico, antipatico, indifferente che sia, l'esperto dice l'atteggiamento ideale è spostare l'attenzione su, per esempio, LinkedIn, il link è Paolo, un altro social network professionale, controbattendo la proposta con un ulteriore invito altrove, sperando a quel punto, distratto da LinkedIn, il link. L'invito ignorato su Facebook, e quindi si continua l'amicizia su questo social network magari professionale. Altri suggerimenti li trovate su questo libro scritto da Joan Morris Di Micco sulle amicizie in Facebook. Di chi sta parlando con Lobo? Facebook, una massa di libri aperti, troppo aperti. Musica italiana. Beh, le 2:15, non c'è nessuno su Pial del Mono. All'ufficio postale, un'ora per pagare una bolletta di 30 secondi. Un'ora di attesa. A Via Filzi, eh? Una persona se n'è andata litigando là perché il cambio era troppo a rilento, chi doveva arrivare da Paola. È uscito fuori anche il direttore a tranquillizzarci. All'ufficio postale di Via Filzi oggi c'è stato un po' di litigi, ma alla fine si è risolto tutto. Però la signora che litigava se n'è andata per troppo nervosismo. Non si può aspettare un'ora all'ufficio postale per pagare una bolletta, ragazzi. Un'ora. E poi eravamo quattro persone lì ad aspettare, un signore era delle 12:43 il bigliettino, ci siamo spiegati alle 14:15 anche quel signore, sono le 18. Come si deve fare questi uffici? Sta arrivando da Paola, se non c'è il cambio bisogna supplire, caro direttore, bisogna supplire, bisogna essere gentili sempre con il pubblico, con noi utenti. Oh, che bello striscione là per Ruggero Pegna.
Arugge, vedi che te sei fatto. Ruggero Pegna, la perla di Lamezia per la musica. Ruggero Pegna è candidato alle elezioni regionali, eh? Lui nel 93 era candidato con Dorsillo Moro, ricordate? E adesso nel 2010, vedete quanti anni sono passati, è candidato col PDL nelle liste di Scopelliti. E sto cupolone, chi lo mette a posto? Questo lo... è una costruzione della giunta Scaramuzzino, eh? Mi raccomando, questa strada, ricordatevi la sicurezza. Aspettiamo sempre la decisione del comune. Se qua bisogna farsi la croce per uscire da queste traverse la mattina, vedete, la gente sfila.